Baggio Garoche Briani. Eccola qua, seconda, 3 anni fa. 2 anni, quanti anni fa era? 3 anni fa? Vola il tempo, sembra ieri. Faccio anche io la macchina così con le stelle e tutte le scritte. Vive la vie, che bella! C'era wifi buono, buongiorno Marco, abbiamo un po' di lavoro da fare oggi, oltre i 500 km, Adesso vediamo quanto durerà questa pausa cambio olio del differenziale, che è l'ultima speranza che ci è rimasta, e speriamo di non perdere tempo troppo, perché dopo ho visto perdiamo troppo penalità. Io ho visto ieri che circa 40 equipaggi sono arrivati tardi ai vari Chioggia in trasferimento, quindi già la selezione comincia già nel pre-gara. E, vediamo, devo cambiare anche le gomme, perché ieri non ho avuto tempo in questa settimana di fare il rodaggio delle gomme, le abbiamo fatto ieri durante il percorso, come hai visto. E adesso andremo su da Silvano, prima dell'autostrada, penso, all'ingresso dell'autostrada penso che abbia trovato uno spiazzo, faremo un pit stop veloce. Come quello nell'erba di 3 anni fa, anzi, più arduo questo. Allora tu mi raccomando, metti il cronometro, vediamo quanto riusciamo a cambiare le gomme, risistemare la pressione degli ammortizzatori davanti che sono troppo duri, cambiare sulle gomme e il differenziale. È il differenziale che ce la mandano. Incrociamo le dita, a dopo, ciao. Maquillage pétiné.
dopo. E adesso cambio gomme. È il punto cardine di tutta la gara. Capire se l'intervento che verrà fatto sul differenziale sarà risolutivo. Ecco i ragazzi dell'assistenza. Proverà a cambiare l'olio e a vedere di sistemare il paraolio che perde. E speriamo in bene. Tengo due, io. Come due, non due due. Poi controlla la pressione che sia due, non due. Tappa prima di entrare. Ragazzi, le assistenze così del Monte Carlo sono così. Ah, beh, prima notizia. Però com'era? Bruciato, eh? Non sono arrivato lì, troppo liquido. Cos'è che ha detto dell'olio che non ho sentito? Troppo liquido. No, ma prima? Non c'è di Maia. Buono. Vediamo. Dimmi me, manco io? Ragazzi, così. Il bello del Monte Carlo è anche questo, no? Il fatto che uno debba trovare modo di sistemare la macchina. Noi praticamente adesso stiamo correndo contro il tempo, perché vanno effettuate queste riparazioni. Non potevano farsi in regime di parco chiuso. Quindi, appena partiti da Monte Carlo, quindi la gara è ufficialmente partita, cosa hanno dovuto fare? Trovare una piazzola come questa. Come vedete siamo in mezzo alla strada. Ed effettuare questo tipo di intervento. Siringa. Piano. Dopo la diretta, una piazzola per poter. Sei? Aspetta, ancora, c'è ancora. Vai. L'ultima notizia è la buona notizia è che non c'è Di Maia. Scaldato e forse è stata questa la pausa proprio. Ok, quando ne sarà entrato? Fatto l'intervento, dai, speriamo che sia stato efficace. E niente, oggi vediamo. Se il differenziale se prende, va bene. Io ti mando in posizione. E se questo Monte Carlo Historic lo iniziamo col piede giusto. Per il momento tutto bene, c'è stato questo problema appunto del differenziale che scaldava, ma siamo fiduciosi che l'intervento appunto con un olio corretto possa consentirci di fare tutta la gara. Vai! Il cartello d'ingresso qui è Monbrum e siamo qua. Questo è Monbrum. Allora il cartello d'ingresso dai, ma dai. Era sempre gli altri, io ho visto altre macchine andare di là, eh. Sì.
Ed eccoci all'SR2, ragazzi, dietro al 1750 del team Mafra. Marco Mattioli, Mario Pensotti, prova di media. Difficilissimo tra le curve mantenere la media al centesimo, ma cosa dico al centesimo? Al millesimo di secondo. Però tant'è, siamo qua. Primo giorno di gara, terzo giorno, compresi i due di avvicinamento. State connessi, quindi adesso dovevo essere un po' indietro con la media, accelerato. Siamo arrivati a Ville Baroni per il controllo orario e sta andando bene, direi, no? Ci siamo un po' spaventati oggi per via del differenziale, poi si è rimasto a piedi, però il differenziale a posto era l'olio. Sì, l'altro è la pompa di benzina. E meno male, Peppe te ne ha messo due però. Sì, ma ho usato il modello IKEA, cioè te lo devi collegare tu da solo, a mani nude, okay, con un cucchiaino da caffè. Ma l'importante è stato averla. Se avessi avuto Beppe lì. Senti. Comunque un morso qua, la giugulare. Devo dire che questa gara storica che ti sta dando più suspense del solito. Sì, infatti. È vero o no? Queste due gare, essendoci nella neve, è una gara molto tecnica in termini di... è molto strumentale, posso usare un termine qui, perché si va sulla precisione degli strumenti, il pilota può far poco, quindi è tutto merito del navigatore. Quindi vediamo i risultati. C'è un messaggio sul binario e anche una minaccia. Grazie Marco, a dopo. Da rimanere interdetti. Eccola qua. Allora, l'anno scorso, due anni fa, gli piacciono proprio i cerchi delle 60. Due anni fa aveva dei 18. Quest'anno qui vedo dei 16. Sempre Biembo, tra l'altro. Hanno proprio una passione per i cerchi di Biembo, questo equipaggio di Jaguar Italia. La regina. Ah, i miei amici. Allora, Quinto, allora Andrea, eccoci qua. Come sta andando? Bene, abbiamo fatto un piccolo errore di navigazione, sono uscito prima, dopo, al casello dopo, ma abbiamo recuperato, siamo arrivati in orario 142, che è quello che pensavamo di fare bene, e adesso abbiamo delle correzioni in testa. Ma io vi vedo che siete mossa. Sul pezzo, vi sto seguendo perché vi vedo concentratissimo. La mossa, abbiamo la mossa. Ma me la fai vedere la mossa o me la racconti? La mossa del racconto. Allora, noi pensiamo che loro ci provano il tempo all'uscita dei tornanti, allora noi anticiperemo di 10 metri con lo strumento. Grandi! Ciao Andrea, ciao Quinto! Ciao! Ma vado a vedere il mio canale, Faccio un casino della Madonna! Ciao!